di Elisa, dell'Atelier delle Torte, oggi ci farà vedere come si decora un uovo di Pasqua. E quindi partiamo subito con la Andiamo. lavorazione. Allora, noi abbiamo la pasta di zucchero già colorata e prendiamo quella che ci serve. Ok. Cominciamo subito a fare il fiocco, così lo facciamo seccare un attimino e sta bello duro quando lo mettiamo in posa. Mettiamo un po' di zucchero a velo, così la pasta di zucchero non appiccica. Un po' di colla alimentare. Ok, perché il fiocco ovviamente dovrà prendere forma. Ci Esatto. vuole anche un po' di fantasia, oltre che di manualità. Però ecco che vediamo già un bel fiocchettino. E lo E il lasciamo fiocco è lievitare. pronto. Queste invece sono le codine del fiocco, sono realizzate facendo una semplice piega praticamente. E facciamo che mettergliele sopra. Ok, andiamo già no, A rompere l'uovo. a rompere l'uovo, no, perché sennò si scopre anche la sorpresa. Un filo di colla alimentare. Vediamo. Le uova sono fragilissime. Un po' di movimento. Ok, e con un tocco di colla alimentare abbiamo composto il fiocco. La colla alimentare da che cosa è fatta? È fatta da un additivo che si chiama CMC assolutamente alimentare, una polverina bianca che si trova in tutti i supermercati e acqua molto semplicemente. Volendo si può trovare già fatta, ma costa molto di meno farla così. Ok, quindi una soluzione economica anche volendo. Esatto. Adesso andiamo a mettere i gambi dei fiori. Ok, quindi useremo il verde. Esatto. Ed ecco Lisa che sta creando i gambi dei fiori che potete vedere sull'uovo già decorato in fondo. Adesso lo faremo anche per l'uovo che invece per il momento ne è privo. Anche qui ci vuole un po' di fantasia, un po' di manualità. Ed eccoli lì. E li andiamo a mettere sull'uovo. Ecco, i gambi sono già stati posati. E parlavamo con Elisa nel fuori onda che questa è la decorazione che ha deciso per quest'anno. Quindi la Pasqua 2016 è così, con questi fiorellini rosa e azzurri, molto delicati. Ok, è il prossimo passaggio. Andiamo a mettere i fiorellini. Ok, quindi adesso vedremo come si realizzano i fiorellini. Allora, intanto, mentre Elisa con uno stampino, ovviamente, insomma, perché i fiorellini non verrebbero se no tutti uguali, realizza i fiorellini.
possiamo dire anche che l'uovo di Pasqua è prenotabile fino al 22 di marzo. Le consegne sono previste per il 25, che è il venerdì prima di Pasqua. E vogliamo dire anche il prezzo, Elisa? Sì, ci sono due tipi di uova, quello più piccolo come questo e quello più grande che è la grammatura standard, perdonate, non ricordo esattamente quanto Ok, pesano, vabbè, quello poi. e vengono quello piccolo 15 e quello grande 20. Ok, perfetto. Poi ovviamente la confezione sarà trasparente perché così quando presenterete il vostro uovo ai vostri ospiti o ai commensali, insomma, sarà sicuramente più gradevole della classica carta dell'uovo di Pasqua. Ed ecco intanto che prende forma la piantina. Ovviamente mi possono anche dire se vogliono regalo maschio o femmina. Ah, ok, si può. Ah, ok, perfetto, vedi, c'è anche questa opportunità. Adesso è la volta dei fiorellini rosa. Noi in questo video ovviamente abbiamo tagliato tutte le parti che vi avrebbero annoiato, ma che sono necessarie nella realizzazione dell'uovo, della decorazione, quindi insomma c'è anche da mettere in conto che insomma, richiede parecchio tempo e oltre alla manualità e a dei prodotti di qualità, insomma è una decorazione. È tutto un lavoro artigianale. Esatto, è una decorazione fatta a mano che effettivamente insomma ha il suo valore. Adesso invece guarderemo sempre Elisa in un'operazione di pulizia. Diciamo che va a togliere le macchie di zucchero che ci sono sulla decorazione, che non si può fare con l'acqua ovviamente perché altrimenti scioglierebbe la decorazione stessa, e lo sta facendo quindi Alcol, con quello che alcol. usiamo per fare il limoncello, per esempio. Ok, quindi con dell'alcol che però evapora subito, quindi non corriamo il rischio di No, no, ubriacare i no, bambini. no, assolutamente non lascia gusto. Puliamo un po' anche l'uovo, così lo facciamo venire bello lucido. Quindi insomma abbiamo imparato anche un'altra cosa, insomma l'alcol può servire appunto per questo tipo di attività e ovviamente insomma non lascia nessuna traccia né nel gusto. Eccoli qua, bellissimi. Quello di destra era quello che era già stato realizzato e quello di sinistra è quello che è stato realizzato per voi, lettori di 7news.it di Succeda a Legnano. Ringraziamo Elisa per Grazie a voi. quest'altra puntata che ci ha voluto dedicare, è stato come sempre istruttivo e bello da vedere. Vi invitiamo a venire all'atelier anche perché Elisa tiene dei corsi oltre Sì, io che. faccio dei corsi, se volete vedere il calendario lo trovate sul mio sito www.atelierdelletorte.com, c'è la pagina proprio dedicata ai corsi. Per qualsiasi cosa mi potete anche chiamare al 339-6290-868. Quindi, se volete imparare altri segreti di alta pasticceria, volendo si può fare. Vi C'è un. aspetto presto. Ok, grazie Elisa. Grazie a te. Ciao.